Bonino su questa lista di regime neoliberista, la quale per presentarsi ha avuto bisogno della sola firma di Tabacci, paragoniamolo allo spazio dato ai più di 90.000 cittadini italiani che hanno firmato per potere al popolo. Basta questo esempio per rendersi conto di come funziona l'informazione in questo paese e qual è il comportamento dello stesso servizio pubblico. Basta guardare i dati dell'osservatorio di Pavia per ricordare che questa lista Potere al Popolo ha subito in queste settimane una censura inaccettabile, un oscuramento inaccettabile in qualsiasi paese democratico. Siamo qui per denunciare questa situazione. Noi siamo fantasmi per l'informazione, come lo sono i temi che noi poniamo all'attenzione del Paese. Siamo fantasmi come lo sono i temi del lavoro, i temi della sanità, i temi della pace, del disarmo, del nucleare. Troppe cose non si discutono, troppe cose vengono cancellate. Ed è per questo che siamo qui come fantasmi. Allora adesso facciamo una delegazione che viene ricevuta da un... Io credo che oggi sia importante denunciare non solo l'oscuramento che subisce Potere al Popolo in quanto espressione di lotte, di una resistenza che in questo paese si è voluta nascondere e oscurare in questi anni per rappresentare soltanto un'Italia imbarbarita, un popolo in guerra l'uno contro l'altro. Mors tua vita mea, questo era il messaggio che volevano farci passare nei luoghi di lavoro, tra i disoccupati lavoratori, tra precari e garantiti cosiddetti. E per questo il Potere al Popolo viene oscurato, ma sono proprio questi temi, come ha detto Maurizio, essere oscurati, e lo dimostra in maniera ignobile il divieto a manifestare domani a Macerata ad opera del Viminale. Questo è qualcosa che va denunciato con estrema forza. Minniti ha detto, il sindaco è invitato ad abbassare i toni dopo una tentata strage. Non lo diciamo noi di Potere al Popolo, lo dicono l'accusa, il PM, una tentata strage. Si dice che abbassare i toni è nascondere quell'Italia che ha razzismo. Torniamo qua sotto se non si comportano come si deve. Già ieri abbiamo detto a loro, abbiamo fatto la promessa, eventualmente la manteniamo se non si comportano come si deve. Su carta bianca prima l'ha detto Gioiu, Viola mi chiamano i compagni, mi chiama mia mamma e mi chiamano gli amici, tutti gli altri mi dessero un cognome perché non è che mi sto presentando a Beline. Quindi possibilmente se mi chiamano anche per cognome mi fanno una cortesia, perché il nome è riservato ai compagni e agli amici. Questo è quello che penso io. Detto ciò, io credo che la visibilità sia importantissima, dobbiamo continuare a insistere per questo, perché è una palese ingiustizia quella che è fatta nei nostri confronti. In più, dall'altra parte invece c'è una possibilità enorme per Casa Pound, che hanno voglia di dire, però è una cosa puramente intenzionale, c'è poco da fare, perché dare visibilità a Casa Pound fa gioco. E vi faccio un esempio banalissimo, è stata ripresa quella cosa ignobile che hanno fatto a Bolzano di andare nell'ospedale a cacciare i senza tetto. Noi siamo gente che in tutte le città d'Italia i senza tetto li aiuta, li accoglie e non usciamo da nessuna parte. Questo è il dato. Poi decidiamo noi cosa fa più notizia in questo paese, se chi va in un ospedale a dire che non ci possono stare o chi li va a aiutare. Questo è quanto. Noi questo lo sappiamo e per questo che abbiamo basato la nostra campagna elettorale su altro, cioè sull'attività quotidiana che facciamo tutti i giorni nelle città e sui territori, ma purtroppo è importante anche questo, che ci diano visibilità e combatteremo per averla. Niente è stato facile, niente ci è stato regalato, ma anche questo non ci verrà regalato, e quindi se non ci daranno ascolto e non faranno ciò che è il nostro diritto avere, cioè darci più spazio, torneremo qua sotto. Detto ciò, sabato andiamo a Macerata, forse veloce le forze, perché sabato dobbiamo andare a Macerata, è un'altra battaglia, perché come vedete non ci vogliono far fare questo corteo, ci sono tante organizzazioni che stanno facendo di tutto per boicottarlo. Lo voglio sottolineare, gli unici tra quelli che avevo detto inizialmente che non ci sarebbero stati, appunto la FIOM ha aderito invece adesso ufficialmente, pare che la manifestazione sarà autorizzata, questo ancora è incerto, però
mi scrivevano dei compagni da lì che pare che sarà autorizzata. In ogni caso io penso che il dovere di tutti noi, io ho fatto un velocissimo appello, non so se uscirà o non uscirà, proviamo a farlo tutti, non ai vertici di queste organizzazioni, parlo dell'ARCI, della CGL, dell'ANPI, ma ai militanti di base, dire venite, al di là del fatto che i vertici hanno scelto di andare o non andare, venite, perché più ne siamo, più potremo manifestare il fatto che c'è un serio problema della tenuta democratica in Italia e che è necessario dirlo, è necessario dirlo in televisione, è necessario dirlo pure nelle piazze, visto che a Macerata in questi giorni ci sono andati tutti, c'è andata a Casa Pound, c'è andata a Forza Nuova a fare i loro comizi, noi andiamo a fare un corteo pacifico, allargato, in maniera tale che si vada a dire veramente che a noi il fascismo e il razzismo fa schifo. Tanta gente ha paura di dirlo perché ha paura di perdere voti, noi siamo coerenti con noi stessi e non abbiamo paura e quindi andiamo a Macerata sabato.